È stata interamente animata dai giovani la veglia ecumenica diocesana sabato 20 gennaio in cattedrale, momento culmine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Veglia celebrata sullo stile di Tesea, alla presenza di tanti giovani e dei diversi ospiti provenienti dalle chiese ecumeniche gemellate. A prendere la parola a inizio celebrazione è stato Don Vincenzo Solazzi, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, che ha presentato le diverse chiese cristiane gemellate presenti in questo momento di preghiera. La veglia è stata presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Tintori, che ha proposto la sua meditazione sulle letture della liturgia ecumenica. Ravvivate il dono dello Spirito Santo che avete ricevuto, ha concluso Don Giuseppe, e ridate vita alla vostra vita. Eliminate la cenere dal vostro cuore e fate ardere il fuoco dello Spirito che è in voi. Una veglia ricca di canti, meditazioni, che si è conclusa con l'adorazione della croce posta ai piedi del presbiterio.